Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YuGufo. Cari followers, buona settimana a tutti. Iniziamo a parlare, a vedere insieme quello che è successo nella giornata di ieri, soprattutto in questa giornata di campionato, ragazzi, dove noi rimaniamo al secondo posto. Eravamo a rischio, eravamo in un forte rischio comunque di scivolare al terzo posto, perché comunque c'è il Milan che ci incalza, il Milan che aveva una partita facile contro a un Monza, comunque che è una provinciale rispetto al Milan. Il Milan che alla fine perde per 4-2 e abbandona proprio l'idea e l'opportunità di poterci superare durante proprio questa giornata, ragazzi. Quindi noi diciamo che rosichiamo addirittura un punto sul Milan. Alla fine non è stata proprio catastrofica questa giornata, rimane comunque il problema della nostra squadra. Rimane comunque il fatto che la nostra squadra non c'è mentalmente, rimane comunque questa crisi bianconera, rimane comunque questo tipo di delusione per aver rinunciato alla corsa dello scudetto proprio perché lo abbiamo lasciato ai cartonati. Però ragazzi, alla fine è giusto così, loro si meritano lo scudetto perché alla lunga sono più bravi quelli che riescono proprio durante il campionato alla lunga a vincere più partite. Molti di voi, volevo precisare questa cosa, molti di voi mi insultano, mi dicono che, vabbè, mi insultano, no, alcuni li ho bannati, però molti di voi anche educatamente mi dicono, guarda, tu difendi troppo Allegri. Io volevo fare questo ragionamento, no? Molti di voi mi dicono, tu difendi Allegri e spiegaci una cosa, allora vuol dire che l'Empoli ha la rosa più forte della Juventus, allora vuol dire che l'Udinese ha la rosa più forte della Juventus, così come il Verona, eccetera, eccetera. Ragazzi, come avete visto ieri, ragazzi, il Monza non ha una rosa più forte rispetto a quella del Milan, però è proprio questo quello che succede nel calcio, non è che se uno è più forte vince. Nel calcio, nel campionato di Serie A ci sono 38 giornate, devi giocare 38 partite, alla fine vince chi vince più partite, vince chi fa più punti. Durante queste 38 partite può succedere che tu magari perdi con delle squadre che sulla carta sono inferiori alla tua e che vinci comunque sulla carta con squadre che magari è il contrario, no? Per esempio il Monza ha perso delle partite contro squadre più scarse che si trovano più sotto in classifica, scusate, mentre poi magari riesce a vincere a volte delle partite contro delle squadre più forti, però alla fine dell'anno il Monza si troverà a mezza classifica perché la rosa che ha a disposizione, il suo organico, delle scelte sbagliate, delle scelte comunque fatte molto bene, ti portano a fare comunque a chiudere il campionato in una posizione di classifica. Alla fine il Monza miracoli non ne fa. Se è una squadra comunque mediocre, può andare un po' più sopra della mediocrità o può andare un po' più sotto della mediocrità. Noi abbiamo una rosa comunque abbastanza attrezzata, ci sta a volte che perdi delle partite contro delle squadre più deboli, ma questo non significa nulla. Come ieri il Milan ha perso contro il Monza. Il Monza non è superiore al Milan, però il Milan non ha la stessa costanza che ha l'Inter, per esempio. Così come la Juventus, loro soffrono di amnesie durante il campionato, dove alla fine riescono a fare dei risultati bellissimi, però poi contro le squadre piccole perdono i punti e sono proprio questi punti che ti fanno dire ciao ciao al campionato, così come è successo a noi ragazzi. Adesso ci dobbiamo guardare bene dal Milan, dobbiamo stare attenti perché loro questa volta hanno fallito il sorpasso. Quindi noi già da domenica dobbiamo riuscire a tornare alla vittoria in modo da tenere comunque lontani il Milan. Poi ragazzi, se invece di arrivare secondi arriviamo terzi, io ci metterei la firma per come sta andando questa stagione, questa seconda metà della stagione, perché dopo il pareggio di Empoli stiamo in caduta proprio libera. Io metterei la firma pure per arrivare terzi o addirittura quarti, basta che andiamo in Champions, perché poi il prossimo anno speriamo che magari ci sia un cambio di allenatore, ci siano delle migliorie a centrocampo, perché io voglio dei giocatori pensanti a centrocampo, perché secondo me tutto parte da là, dal centrocampo. Se hai un centrocampo abbastanza competitivo, secondo me puoi riuscire a fare delle cose. E poi ragazzi, una cosa molto importante. Quest'anno noi abbiamo visto i nostri limiti della rosa, li abbiamo visti con il campionato, dove tu comunque ti stai cimentando solo nel campionato e nella Coppa Italia, che sono poche partite. Però se noi l'anno prossimo andiamo in Champions, laddove questi ragazzi
che abbiamo preso dalla Next Gen. Questi ragazzi che saranno sicuramente la prima esperienza in Champions League, quando poi tu hai bisogno di fare dei cambi, di fare turnover, di fare rotazione, quest'anno ci va bene perché non abbiamo altre competizioni, ma l'anno prossimo secondo me dobbiamo intervenire sul mercato proprio per questo fatto, perché noi abbiamo bisogno comunque che la rosa sia competitiva anche nella panchina, perché al momento noi giocano sempre gli stessi ragazzi, però noi in panchina abbiamo dei limiti molto 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 evidenti. Quindi vediamo un po' la prossima stagione che succede. Di questo vi vorrei dire ragazzi, noi sappiamo che la nostra tifoseria è spaccata a metà. Ci stanno quelli che vogliono il licenziamento di Allegri, ci stanno quelli che non vogliono licenziare Allegri. Alla fine io sto per la Juventus, io so che è buono un cambio di allenatore. Io da parte mia dico solo questo, dico che secondo me non è solo Allegri il problema che noi non possiamo vincere lo scudetto. Secondo me c'è comunque l'Inter che ha una rosa molto più competitiva nel complesso e quindi per loro è più facile riuscire a mantenere il ritmo di tante vittorie. La Juventus per riuscire a fare tante vittorie deve tenere sempre il piede molto schiacciato sull'acceleratore. Secondo me i calciatori ormai hanno sbarrellato un po'. Ad ogni modo ragazzi, questo è il mio pensiero, però alla fine io sono per un cambio di allenatore. Io solo dico che non è 100% colpa sua e non è un incompetente. Secondo me diciamo che è diversamente bravo, magari non è il super top allenatore, però ragazzi, dire che lui sia incompetente da serie D, da serie C, ragazzi, non, secondo me questa è un'esagerazione. Però detto ciò, vi devo dire una cosa, ci sono adesso due scuole di pensiero. Non so se avete visto un video, vi consiglio di andarla a vedere, io non lo conosco, non ho un rapporto con lui, con Gobbo Toscano. Questo youtuber ha fatto un video, io lo seguo perché è uno che fa dei contenuti molto interessanti. Gobbo Toscano ha fatto un video ieri dove lui dice che Allegri andrà via addirittura prima che finisca la stagione, perché la società sta riflettendo, lo vogliono mandare via, hanno fatto una riunione d'urgenza, eccetera, eccetera. Questa è la sua opinione. Mentre altri dicono che andrà sicuramente via a fine stagione. Però ragazzi, attenzione, perché c'è una terza opzione che stanno dicendo insistentemente, queste voci che stanno girando ci dicono che attenzione, perché addirittura Allegri potrebbe stare l'anno prossimo nel caso in cui gli facciano un rinnovo molto probabile, dicono molto probabile un rinnovo di altri 2 anni, quindi dovrebbe rimanere altri 3 anni. Ragazzi, io non lo so chi ha ragione, io vi posso dire quello che io spero. Io non sono per un cambio di allenatore adesso, perché se tu lo cacci adesso viene un traghettatore e secondo me finché la squadra inizia ad entrare negli schemi di un altro traghettatore, perché vi dico la verità, uno che fa giocare la squadra in questo modo folcloristico come fa Allegri, di questo calcio molto conservatore eccetera eccetera, uno che gioca così a calcio ragazzi, è difficile che poi tu possa trovare un altro allenatore con le stesse idee. Basta, non voglio dire l'aggettivo, non voglio qualificare. È difficile che tu possa trovare un altro allenatore che abbia le stesse idee. E a parte tutto, nessuno lo vuole un altro allenatore così. Quindi se viene un altro allenatore adesso, fino alla fine della stagione, comunque bisogna cambiare registro, bisogna cambiare modo di giocare alla squadra, e quindi secondo me si potrebbero perdere ulteriori punti per strada. Io dico di no, lasciamo stare le cose come stanno, aspettiamo la fine della stagione e poi dall'anno prossimo c'è tutto il tempo per fare la preparazione, per mettere un nuovo allenatore, per iniziare una nuova stagione. Questo almeno è il mio pensiero. Io spero che sia questa l'ipotesi che venga proprio presa in considerazione dalla dirigenza. Per favore, non rinnoviamo un'altra volta Acciughina, perché se no ragazzi abbiamo fatto un errore. Magari errare è umano, perseverare è praticamente diabolico. Followers, adesso vi vorrei parlare di un'ultima notizia. Ieri si vociferava su tutti i fronti, su tutti i social, che praticamente Walter Mazzarri è stato segato. Praticamente il presidente esempio della FIGC, quello che comunque è una persona molto brava, che noi dobbiamo proprio prendere l'esempio da Aurelio De Piangenti,
pare che questo signore, questo presidente, abbia deciso di esonerare Walter Mazzari. Addirittura c'erano delle voci che poteva tornare di nuovo Garcia, oppure che potevano prendere Giampaolo, delle cose così. Alla fine sembra che abbiano optato per questo allenatore, non mi ricordo qual è, Calzoni, una cosa, non mi ricordo il nome, ragazzi, scusate, mi sembra si chiami Calzoni, qualcosa del genere. Che, ragazzi, questo ha fatto il secondo di Sarri quando lui allenava a Napoli, quindi è una persona preparata, è una persona comunque che può fare l'allenatore, quindi vorrebbero chiamare lui per fare il traghettatore del Napoli da qui a fine stagione. Come vedete, noi non siamo gli unici che abbiamo questo tipo di problemi, e anche il Napoli, però il Napoli, almeno noi per il momento siamo secondi, possiamo andare in Champions League. Il Napoli sta perdendo proprio tanto terreno per andare in Champions League. Quindi vediamo un po' che cosa succederà. Però, ragazzi, anche il nostro caro Walter Mazzari sembra che stia proprio lì lì per essere segato. Magari nella giornata di oggi arriveranno delle notizie ufficiali, arriveranno delle conferme che praticamente anche Mazzari va nel limbo degli allenatori segati. Cari followers, ad ogni modo noi speriamo che la nostra squadra si riprenda, noi possiamo sperare soltanto, non possiamo fare niente, sono momenti duri, mi raccomando non mollate la Juventus, so che è una cosa difficile, però non vi incazzate, non ve la prendete, io capisco che questo allenatore spesso ha queste decisioni così strane, quindi vi arrabbiate, però ragazzi noi dobbiamo seguire la Juventus, lasciamo stare quello che combina la dirigenza con l'allenatore, tanto noi non possiamo fare nulla, sono loro a decidere. Noi possiamo sperare che venga un allenatore molto più, non dico solo capace, perché deve essere capace, però che anche li metta a disposizione una rosa adeguata per fare un bel calcio e soprattutto per tornare a vincere. Poi ragazzi, non so se avete visto ieri, vi dico questa chicca, andate a vedere il gol che ha fatto Yusen con la Roma, bellissimo questo gol, è partito da centrocampo, ha evitato due o tre calciatori del Frosinone e l'ha messa comunque da fuori area, un bellissimo gol. Noi ci sprechiamo le mani soprattutto per due motivi: uno, perché il calciatore è nostro e ritornerà alla Juventus; due, che se la Roma inizia a fare pressioni sul calciatore che lo vuole convincere a restare, comunque ci devono pagare e noi avremo un tesoretto da reinvestire. Però non usciamo con queste cifre adesso che tu ce lo vuoi comprare a 15 milioni. Uno così, o ci date 70 milioni oppure ce lo riprendiamo noi, perché questo calciatore è veramente forte. Ha fatto lo stesso gol che aveva fatto con la Next Gen, mi sembra, contro al Foggia. Ragazzi, andatela a vedere, i due gol sono simili. Una bella castagna da fuori area. Cari followers, noi giochiamo domenica proprio contro il Frosinone, mi sembra alle 12.30, il Frosinone che ha preso 20, 30, 40 gol nelle ultime tre partite, però occhio, perché domenica sicuramente quando scenderanno in campo sarà un Frosinone formato Real Madrid. Ad ogni modo, cari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Vi ricordo il momento tenerezza, iscrizione al canale se possibile, noi ci vediamo nel nostro prossimo video. Chi non si iscrive al canale è uno che molla la Juventus e quindi non va bene. Yeah.